Ecco i giocatori indisponibili per la partita di oggi. Piove, tempo davvero da lupi, condizioni tutt'altro che ideali per la partita. Vedremo come l'affronteranno le due squadre. Un saluto a tutti i telespettatori, chiaramente non sono solo, con me, come sempre, Stefano Nava. Se non vi volete perdere le emozioni dell'MLS, non cambiate canale, il match sta per partire. Match che promette di tenerci incollati davvero fino alla fine. Pronti per questo match di campionato che promette grandi cose, o almeno è quello che si augurano i tanti tifosi presenti allo stadio oggi. E ovviamente ce lo auguriamo anche noi, Pierce, no? Cosa siamo qui a fare? Noi vogliamo spettacolo! Qual è il tuo giudizio sulla formazione ospite? Hanno reso leggermente al di sotto delle aspettative, ma possono rifarsi ampiamente nella seconda parte della stagione. Ci sono ancora tante gare, tante partite da disputare e parecchi punti in palio per guadagnare posizione in classifica. Ecco lo schieramento dei padroni di casa. 4-3-3 è il modulo scelto dall'allenatore per questa sfida, con due attaccanti di movimento schierati larghi e una punta centrale. Occhio soprattutto alla rapidità degli esterni negli uno contro uno, potrebbero mettere in grande difficoltà i difensori avversari. Thank you for attending. Queste le scelte del tecnico degli ospiti per il match di oggi. Scendono in campo col 4-5-1, anche se la connotazione sembra piuttosto offensiva. Sarà fondamentale il loro apporto alla manovra per non lasciare troppo isolata la punta centrale là davanti. Si comincia! Alvarez. Gran palla a scavalcare la difesa. Alessandrini. Attenzione, tutto solo! Palo e gol! Palla che è carambolata sul palo prima di finire in rete. Colpo da biliardo dell'attaccante con palla in buca d'angolo. Gol che ci viene mostrato da altra angolazione. Recupera un pallone pericoloso qui. Prova! Ci è arrivato il portiere evitando un gol sicuro. Splendida parata in tuffo. Reazione qui del tecnico che ha visto sfumare il doppio vantaggio per la propria squadra. Ecco il tiro! C'era solo la potenza in questo tiro, mira completamente sballata. Ci ha provato, dai! Capita di sbagliare, l'ha colpita però davvero male, L'arbitro manda tutti negli spogliatoi per il momento. 1-0 dopo i primi 45. I padroni di casa sono in svantaggio al termine dei primi 45 minuti. Li attende un'impresa non da poco nella seconda frazione di gioco, dato che anche oggi hanno evidenziato grosse lacune in zona gol. Difficile ipotizzare una rimonta se non c'è nessuno che la butta dentro. Si ricomincia con i Galaxy in vantaggio. Pavon. A metri per andare. Occhio alla deviazione, c'è il palo. L'allenatore vuole cambiare qualcosa. Non c'è più tempo, finisce qui la partita. Squadre che hanno ribattuto colpo su colpo oggi in campo, come dimostra anche il punteggio finale. Complimenti a loro per questa vittoria. Hanno saputo soffrire quando c'era da soffrire e ora possono giustamente esultare. Un successo fortemente voluto, strappato
più con il carattere che con la tecnica. Risultati delle partite. Just a couple of questions for you. No further questions, thanks. Migliore squadra della settimana. Thanks, guys. We're going to get started with the questions now. That's all we have time for today, thank you. Match che si disputerà sotto la pioggia, non certo le condizioni ideali, molto dipenderà dalla tenuta del terreno. Qui vi parla Piero Gipardo con Stefano Nava che commenterà con me il match. Avanti nel calcio a stelle strisce, EA Sports ha pensato anche a voi con questo match di MLS Major League Soccer. Non dovrebbe mancare lo spettacolo, Stefano. Match di campionato che speriamo possa regalarci emozioni e gol. Molto dipenderà anche dall'atteggiamento con cui scenderanno in campo le due squadre. Zlatan Ibrahimovic, Ibracadabra, con lui la magia è sempre possibile. Comincia a essere un po' in là con gli anni, ma la classe, quella di un tempo, le prestazioni sempre esaltanti, quando è in giornata è una gioia per gli occhi vederlo in azione.
Stefano, che ne pensi della squadra ospite? Hanno reso leggermente al di sotto delle aspettative, ma possono rifarsi ampiamente nella seconda parte della stagione. Ci sono ancora tante gare, tante partite da disputare e parecchi punti in palio per guadagnare posizione in classifica. C'erano grandi aspettative per questa sfida alla vigilia, che ha come protagonista due squadre portate più ad attaccare che a difendersi. Gli ingredienti ideali, almeno sulla carta, per rimanere incollati alla sedia fino al fischio finale. Anche il pubblico sembra nel tuo stesso parere, Piero, a giudicare dalla massiccia affluenza sugli spalti oggi. Vedremo alla fine chi tornerà a casa con più voglia di festeggiare. Comincia dunque la gara. Vediamo con l'aiuto della grafica la formazione dei padroni di casa. Il loro piano tattico è abbastanza chiaro, semplice. 4 difensori, 3 centrocampisti e 3 attaccanti. Sono curioso di vedere come interpreteranno questo modulo, che di solito sa regalare parecchio spettacolo e azioni da gol. Lettura perfetta e palla recuperata. Pavon avanza col pallone tra i piedi, traversione al centro, palla che resta in zona pericolosa, conclusione curata. Ibra non trattiene, occhio alla possibilità, e l'arbitro manda tutti negli spogliatoi. 0-0 alla fine dei primi 45 minuti. Primo tempo equilibrato che ha offerto spettacolo ed emozioni divise equamente, come dimostra anche il dato sul numero di tiri in porta. Ripresa che si preannuncia sulla stessa falsariga, con entrambe le squadre pronte a fronteggiarsi a viso aperto per portare a casa la vittoria. Secondo tempo che comincia col possesso Galaxy. Rooney cerca il compagno. Ha provato l'anticipo sui difensori, ma c'è la posizione di offside. Arbitro che interrompe una potenziale azione pericolosa per fuorigioco, questione di centimetri. Prova ad aprire il campo in ampiezza. Occhio al cross per Ibrahimovic. Sembrava l'occasione giusta per trovare il vantaggio. Ottima occasione. Poteva aprire le marcature qui, ma ha graziato il portiere. Non è stata una conclusione all'altezza. Poteva fare decisamente meglio in questa circostanza. L'allenatore della squadra di casa sta per effettuare cambi per la sua formazione. E secondo me... Rooney! Voleva essere un tiro, ma è stato un passaggio al portiere. Attenzione perché è pericoloso. Prova la botta, palla in gioco. Vediamo cosa inventa ora. Rooney! Match che finisce in parità, senza vinti né vincitori. Partita che si chiude dunque con risultato di parità. Credo possano essere soddisfatti del punto guadagnato. Risultati delle partite.
some questions regarding the match. Thank you for your time. Tutto pronto? Preparatevi a vivere 90 minuti di grande calcio. Commenti e le cronache come sempre c'è Stefano Nava. Se non vi volete perdere le emozioni dell'MLS, non cambiate canale, il match sta per partire. Non dovrebbero mancare le emozioni oggi a giudicare dalle formazioni in campo. 3 punti in palio per questa sfida che promette di non annoiarci. Entrambi gli allenatori si affidano alla loro formazione migliore per andare a caccia della vittoria. Sarebbe morale, fiducia, tutto il gruppo. Le scelte del tecnico e dei padroni di casa per questa sfida. Per questa sfida adotterò una variante più offensiva del classico 4-5-1 con 2 centrocampisti in grado di trasformarsi in attaccanti aggiunti sul ribaltamento. A loro l'allenatore avrà chiesto di spingere per dare manforte all'unica punta schierata oggi in campo. Queste le scelte del tecnico degli ospiti per il match di oggi. Il tecnico ha preferito non sbilanciarsi e la scelta è stata il 4-5-1. Che dire, Pier, aspettiamo di vedere come si evolverà il match prima di dare un giudizio. Calendario sempre più fitto di impegni di anno in anno tra campionati, coppe nazionali. Sei d'accordo, Stefano, con chi dice che si gioca troppo? Sicuramente il numero delle partite è aumentato nel corso degli anni, in particolare c'è sempre meno spazio per allenarsi causa impegni infrasettimanali. Già, in pratica si gioca tutti i giorni o quasi, per via anche delle esigenze televisive, ma questo è ovviamente un altro aspetto. La traiettoria verso il centro. Palla che finisce sul fondo, era una buona possibilità da ottima posizione. Si starà mangiando le mani perché era veramente uno splendido assist. Un cross perfetto. Occhio al tocco in mezzo. Era pressato ma è riuscito lo stesso a indirizzarla verso la porta. Colpo di testa che non ha inquadrato lo specchio. Bravo il difensore qui, non lo ha lasciato colpire comodamente. Pallone invitante. Gran palla in mezzo. Hanno trovato il gol del vantaggio. Vedremo come cambierà il match. Da vedere se proveranno a spingere per farne un altro o se magari si affideranno a difesa e contropiede per sfruttare eventuali spazi. Protagonista di una discesa irresistibile. Difesa che poteva fare sicuramente meglio. Davanti a un gol del genere bisogna solo alzarsi in piedi e applaudire. L'allenatore mostra segni di frustrazione dopo il gol subito. Vediamo cosa si inventerà per rimontare lo svantaggio. L'arbitro manda tutti negli spogliatoi per il momento. 1-0 dopo i primi 45.
una buona prima frazione di gioco che l'ho visto protagonista. Può essere contento per aver dato il vantaggio alla sua squadra. Vedremo se riuscirà a farne altri nella ripresa per chiudere i conti. Comincia ora la seconda frazione di gioco. Alessandro Iní. C'è l'intervento del portiere che evita il gol, parata splendida e arrivano gli applausi. Giusto sottolineare questo gesto, troppo spesso si sottovaluta la figura del portiere. Pavon, occhio al cross per Ibra. Non un granché qui l'intervento del difensore. Hanno il pallone che può valere la parità, attenzione! Ed eccolo il gol che cambia la storia della partita. Sono in parità. Vedremo come reagirà ora la formazione avversaria, se accuserà il colpo o si getterà subito in avanti per trovare il nuovo vantaggio. Azione personale da vedere e rivedere, da vedere e rivedere. Gli hanno lasciato tempo e spazio per avanzare e concludere a rete. E lui ha fatto bene, se li hai presi tutti. Occhio alla conclusione, può avvicinarsi alla porta, può ricevere una posizione interessante e c'è la conclusione. Eccolo il gol del vantaggio, è arrivato quasi allo scadere, un gol davvero pesante, Stefano. Una vera e propria doccia gelata per gli avversari, bravano già con la testa negli spogliatoi come se accettassero di buon grado il pari. Pallone che si è insaccato e il portiere non ha potuto nulla. Tutto è nato da un cross dalla sinistra, doveva solo metterla dentro. Bravo qui l'attaccante a farsi trovare pronto all'appuntamento con il gol. È stato un gioco da ragazzi mettere il pallone oltre il portiere avversario. Dici bene, Pier, questa rete è di sicuro il frutto di qualche lunga sessione d'allenamento. L'allenatore mostra segni di frustrazione dopo il gol subito. Vediamo cosa si inventerà per rimontare lo svantaggio. Basta così, arriva il fischio dell'arbitro. Match che termina dunque con una sconfitta per questa squadra che ha pagato forse un po' di stanchezza nel secondo tempo e la prestazione non ottimale di qualche giocatore chiave. Sei d'accordo, Stefano? Capita di perdere. L'importante è saper analizzare con lucidità quello che ha funzionato e quello che non ha funzionato, per non ripetere gli stessi errori anche in futuro. Risultati delle partite. Just a couple of questions for you. Thank you so much for your time.